Saluto il signor Presidente della Repubblica, la signora Presidente del Senato, il signor Presidente della Camera, il signor Presidente della Corte Costituzionale, i ministri, il signor Presidente del Copasir, i signori ambasciatori, tutte le numerose autorità e gentili ospiti. Rivolgo a lei, signor Presidente della Repubblica, un ringraziamento particolarmente caloroso per aver accettato, insieme alle alte autorità qui presenti, l'invito a presenziare a questa cerimonia, rendendola ancora più onorevole e ancora più solenne. Rivolgo il mio pensiero più affettuoso ai congiunti dei 4 caduti del comparto. Li cito per nome: Vincenzo Licausi, Nicola Calipari, Lorenzo D'Auria, Pietro Antonio Colazzo, 4 valorosi servitori dello Stato ai quali dobbiamo tutti un sincero tributo di gratitudine per il sacrificio al quale sono andati incontro. Non da ultimo rivolgo il mio più riconoscente pensiero a tutte le donne e a tutti gli uomini del DIS, dell'AISE e dell'AISI, per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della sicurezza del Paese nel quadro dell'azione complessiva compiuta dal Governo per raggiungere questo obiettivo. Sono loro, siete voi oggi, i veri protagonisti, le donne e gli uomini della nostra intelligence, che vivete questo giorno, immagino, con i sentimenti di soddisfazione e legittimo orgoglio che soltanto il raggiungimento di un traguardo particolarmente ambizioso può regalare. Il che mi rende orgoglioso e lieto ad un tempo per almeno 2 ragioni. In primo luogo perché oggi viene portato a compimento un progetto che si è dipanato nell'arco di un decennio, a riprova che in questo Paese si possono e si riescono a perseguire e raggiungere obiettivi anche di un lungo periodo. Si è in grado, tutti insieme, di affrontare e vincere anche sfide complesse, e non è affatto vero che in Italia le iniziative abbiano solo un respiro corto e si dispongano solo, dispieghino solo nel breve periodo. In secondo luogo, perché a culminare oggi non è il cammino dell'intelligence semplicemente verso una nuova sede, ma verso qualcosa di ancor più rilevante e profondo, un'identità definita, una fisionomia riconoscibile, un'acquisita maturità di istituzione fra le istituzioni, adeguata a fronteggiare un panorama quanto mai variegato di minacce alla nostra sicurezza. Non è certo un caso ed è assai significativo che i 2 processi si siano dispiegati negli anni di pari passo. La legge di riforma del 2007 ha trovato la sua attuazione sempre più piena grazie a un'intelligence che ha progressivamente potenziato le sue capacità operative e affinato i suoi prodotti analitici. Si è resa conoscibile, ha tessuto partenariati solidi con tutti gli attori del sistema nazionale, del sistema Paese, ma anche con quelli dello scenario internazionale. Al contempo, il progetto Piazza Dante si è gradualmente concretizzato con uno sforzo assiduo e un impegno corale che oggi sono qui, visibili, intorno a noi, e in virtù dei quali quest'opera ci appare esattamente per come era stata concepita: una grande opera infrastrutturale al servizio del sistema Paese. In questa sede saranno d'ora in poi ospitate 3 strutture, il cui dovere e la cui ragion d'essere è lavorare armoniosamente per tutelare l'interesse nazionale. Questo palazzo è pertanto molto più che il semplice nuovo indirizzo dei servizi segreti. È la raffigurazione plastica di un percorso indicato dalla legge di riforma che ha opportunamente delineato un'articolazione non unica, ma triadica della nostra intelligence, intesa a valorizzare e potenziare il portato etico e operativo dei 2 servizi, anche ampliando lo spettro della loro attività di raccolta informativa. In questi anni è stata così rafforzata l'unitarietà del sistema, canalizzando i poteri di direzione e le relative responsabilità
in un'unica figura politica di vertice e individuando soluzioni, a cominciare dalle funzioni di coordinamento del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, che permettono di esercitare in concreto nella quotidianità del lavoro tali poteri e tali alte responsabilità. Tanto che in questa circostanza i sentimenti che maggiormente mi sento di condividere con i valorosi professionisti della nostra intelligence sono la consapevolezza e la fiducia. Consapevolezza che la sicurezza nazionale è una conquista quotidiana. Fiducia che, sebbene il rischio zero non possa esistere a fronte di nessuna minaccia, il Paese è non di meno resiliente, sa discernere i rischi dalle opportunità, sa ridurre l'incertezza sul futuro. Mi riconosco dunque nelle ragioni che hanno condotto 5 miei predecessori a credere in questo progetto. Ho ritenuto di portarlo a compimento con sincera determinazione e convinto impulso, avendo peraltro ritenuto di coglierne anche il respiro storico. Questa struttura di Piazza Dante rispecchia in parte lo spirito del suo tempo e la trasposizione architettonica della spinta al cambiamento di un'epoca che vide la classe dirigente dell'Italia postunitaria impegnata a tessere la nervatura amministrativa della nazione. Mi piace pensare a un collegamento ideale tra il processo di unificazione del Paese, del quale questo edificio storico è frutto, e il processo di unitarizzazione del comparto informativo. Più di 100 anni dopo si completa e si arricchisce di senso, di significato, l'anelito modernizzatore di quegli anni, cui viene assicurata, oggi come allora, una traduzione concreta tesa a rispondere, ancora una volta, agli imperativi del tempo che viviamo. Credo che questa sorta di chiusura del cerchio tra i motivi originari per i quali questo palazzo venne costruito e la finalità a cui viene adesso adibito potrà incentivare una forte determinazione a coltivare e proteggere i valori identitari che uniscono tutti gli italiani. Penso che farà da stimolo al DIS, all'AISI, all'AISI, affinché continuino, come già stanno commendevolmente facendo, a promuovere quei valori. La nostra intelligence è e rimarrà presidio di democrazia, al tempo stesso espressione di cultura democratica. E a buon diritto può anche rivendicare di porsi come modello di efficienza operativa. L'accelerazione impressa negli ultimi mesi per portare a termine i lavori ha messo a dura prova tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del progetto, ai quali desidero esprimere il mio caloroso ringraziamento. Lo rivolgo per l'appunto innanzitutto al personale dell'intelligence più direttamente impegnato nell'iniziativa, che non ha lesinato gli sforzi per rispettare il cronoprogramma, coniugando il rigore amministrativo e l'efficacia decisionale con una ammirevole capacità di risolvere situazioni complesse e superare ostacoli ardui. Lo indirizzo in modo particolare, diciamo, al proprietario del palazzo, Cassa Depositi e Prestiti, in primo luogo per la messa in disponibilità dell'immobile e per le sinergie fruttuose instaurate con il comparto in questi anni, e a maggior ragione per la perspicacia con la quale ha dimostrato di saper assolvere a uno dei compiti primari, cioè promuovere lo sviluppo dell'Italia, nel caso specifico sostenere un'amministrazione di cruciale rilevanza strategica nello sforzo di garantire l'unitarietà delle sue diverse componenti, non più soltanto sul piano concettuale del modus operandi, ma anche nella dimensione logistica e organizzativa. Le modalità con le quali è stata impostata l'operazione, il finanziamento degli interventi di adeguamento dell'immobile ed un accordo di durata trentennale con diritto di prelazione per l'acquisto, dimostrano che Cassa Depositi e Prestiti, tengo a rimarcarlo, quale società di diritto privato con importante partecipazione statale, si conferma punto di riferimento fondamentale per la crescita del Paese. Estendo il mio ringraziamento più sentito a quanti hanno materialmente contribuito alla realizzazione dell'opera e a tutte le aziende interessate e a tutti i lavoratori coinvolti, associandomi al sentimento di dolore e tristezza nel ricordare che nel 2014 un operaio purtroppo qui ha perso la vita.
Guardando al risultato raggiunto oggi, si rende ancora più chiara la necessità che qualsiasi iniziativa di governo sia sempre portata avanti con spirito di continuo e trasparente confronto con le persone. Il progetto di Piazza Dante è profondamente rispettoso della comunità presso la quale questa nuova sede si inserisce e con la quale il dialogo è stato costante sin dall'inizio. Di ciò si ritrova una chiara, bella dimostrazione anche nei disegni che circondano la cittadella dei cantieri. So che scaturiscono dall'iniziativa il cosiddetto Cantiere dei Poeti, svolta in collaborazione con le scuole del quartiere, e quindi è un'iniziativa davvero meritoria, in sintonia con l'esigenza ineludibile di guardare prima di ogni altra cosa alla cittadinanza, alle sue sensibilità, alle sue aspettative. Auguro di cuore a chi avrà il privilegio di servire lo Stato in questa nuova sede un lavoro proficuo, un lavoro fruttuoso, e non ho dubbi che tale sarà, perché vedo che questa struttura racconta una storia che non è fatta solo di competenza, abilità e rigore amministrativo. A tal riguardo, la parete della memoria presso la quale ci siamo soffermati poco prima, dedicata ai quattro caduti, è un angolo ben visibile a chiunque da ora e per sempre varcherà questa soglia. È un tributo perenne a quegli uomini e agli ideali che li guidarono, ed è volutamente trasparente, affinché non possa mai esservi confusione tra la riservatezza, pur sempre doverosa, e l'opacità, che non appartiene, non deve mai appartenere, all'intelligence di questo Paese. Ne sono al contrario caratteristiche peculiari la lealtà alle istituzioni democratiche e il rapporto di fiducia costruito con i cittadini, e grazie ai valori ai quali credono profondamente, più ancora che in virtù di una professionalità coltivata meticolosamente, che gli appartenenti al comparto hanno potuto percorrere la strada che li ha portati sin qui e che li induce a mettere la persona al centro di ogni iniziativa. Emblematico di tale percorso è un evento molto importante che si svolgerà proprio domani qui a Roma. Si tratta di una conferenza internazionale delle intelligence maggiormente impegnate nel fenomeno della radicalizzazione, organizzata dall'Italia nel convincimento che solo forme particolarmente sofisticate di cooperazione fra gli organismi informativi dei diversi paesi possano potenziare le capacità di prevenzione e di contrasto di minacce che sono comuni e che vengono molto avvertite per il carico di insicurezza che proiettano sulla vita quotidiana di ciascuno. Con questa conferenza la nostra intelligence dimostra che è possibile canalizzare l'impegno laddove è più forte la domanda di sicurezza dei cittadini. C'era ben chiaro da tempo, in verità da molto prima che la problematica conquistasse la ribalta del dibattito in Europa, che addestare un sentimento di incombente pericolo e grandi apprensioni della cittadinanza è la natura rapida, invisibile, mimetica e capillare dei processi di radicalizzazione. L'appuntamento di domani è frutto di un lavoro curato dal DIS negli ultimi mesi e siamo convinti che si rivelerà molto efficace, permettendo di favorire lo scambio e l'approfondimento di modalità operative e delle migliori prassi per prevenire la radicalizzazione, in ciò supportando concretamente anche le attività del cosiddetto Pari Group. Vorrei aggiungere, e mi avvio a conclusione, che la conferenza è solo il più immediato tra i tanti esempi concreti del lavoro intenso e accurato che la nostra intelligence svolge costantemente a protezione degli interessi nazionali. Tanti esempi ed altrettanti motivi per i quali ho tenuto molto a inaugurare la nuova sede unitaria e per i quali da oggi potrà essere scritta una nuova pagina nella storia della sicurezza nazionale, che è anche la storia della nostra democrazia.